Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia del quotidiano israeliano Haaretz. Buonasera Marco Travaglio, buonasera. Direttore del Fatto buonasera. Quotidiano. Buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera. Allora, l'ultima notizia su questa esplosione all'ospedale di Gaza City: secondo media israeliani, l'esercito israeliano avrebbe detto che si tratta del lancio fallito di un razzo di Hamas, che non c'è nessun legame con l'esercito israeliano. Come sapete, Hamas dice il contrario, subito dopo la pubblicità. Lucio Caracciolo, cosa è successo a Gaza City, in questo ospedale di Al-Ahli? Si parla da parte palestinese di 500 morti, anche perché in questo ospedale c'erano tanti profughi che cercavano di scappare dai bombardamenti israeliani. Fonti israeliane invece direbbero, secondo i media israeliani, che si tratterebbe non di un bombardamento israeliano, ma di un lancio fallito di un razzo di Hamas. Che cosa dobbiamo pensare adesso alle 20:48? Dobbiamo pensare che ci sono tre soggetti che sanno adesso la verità, che sono gli Stati Uniti d'America, se non altro grazie ai satelliti di cui dispongono, Israele grazie alle informazioni che si scambiano con gli americani, e Hamas, se è stato Hamas, lo sa. È abbastanza certo che questa storia rimarrà avvolta in una nube di tragica leggenda, e che il mondo islamico, i nemici di Israele, saranno comunque sempre certi anche di fronte a evidenze contrarie che è stato Israele, e ovviamente lo stesso vale per Israele e una parte almeno del mondo occidentale. Certo, abbiamo avuto una prova concreta di che cosa significhi una guerra guerreggiata con tutte le armi possibili in un territorio come quello di Gaza, che sappiamo contenere in uno spazio ristretto 2 milioni di persone, che sono state invitate da Israele a spostarsi nella parte meridionale, ma che chiaramente nella gran parte non possono nemmeno farlo. Questo, fra l'altro, avrà degli effetti su quella che è stata annunciata da molto tempo come l'operazione militare di terra israeliana. Allora, adesso ci arriviamo, sì. Perché avrà anche ripercussioni sulla visita di domani in Israele del presidente americano Biden. Marco Travaglio, come cambia lo scenario, e riusciremo mai a sapere la verità? Dice Lucio Caracciolo che naturalmente ci sono tre soggetti che la conoscono, e prima o poi deve venire fuori, fermo restando che dalla Cisgiordania arrivano immagini e notizie che la gente è scesa in piazza. Abbiamo le immagini di Ramallah, naturalmente vediamo anche lì come reagirà la Cisgiordania. L'OLP di suo ha fatto un appello, ha detto che bisogna fermare il massacro dopo la strage ospedale di Gaza, è un genocidio, basta silenzi e pregiudizi. Marco? Beh, è ovvio che mettersi a caldo a dire chi è stato e chi non è stato è impossibile. Mi ricorda gli infiniti scambi di accuse a cui abbiamo assistito in oltre un anno e mezzo di guerra in Ucraina. Sono stati i russi, sono stati gli ucraini. La differenza è che, appunto, come ricordava Lucio Caracciolo, qui si combattono non due eserciti, ma un esercito e un nemico invisibile, nascosto nel territorio a più alta densità di popolazione del mondo. Per cui ogni ordigno inevitabilmente fa più vittime. Tra l'altro, qui c'è una stragrande maggioranza di vittime civili, mentre nella guerra in Ucraina, per le caratteristiche che ha assunto, c'è una stragrande maggioranza di vittime militari. E è inutile mettersi a inseguire le due opposte propagande. Certamente una ha ragione e una ha torto, ma in questo momento non sappiamo quale delle due ha ragione e quale delle due ha torto. Certamente c'è da domandarsi, nel momento in cui sembravamo un po' sollevati dall'annuncio dell'esercito israeliano di non escludere soluzioni alternative a quella dell'invasione di terra della striscia di Gaza,
È arrivata questa doppia gelata perché prima della strage dell'ospedale gli israeliani hanno centrato una scuola dell'ONU. Ed è chiaro che non si capisce quale sia l'obiettivo di questa offensiva per il momento non di terra ma di cielo, perché se il nemico è invisibile e tu bombardi così all'impazzata, metti in conto di fare uno sterminio infinito di civili e ogni tanto di prendere anche qualche elemento di Hamas, credo di seconda o di terza fila, perché leggo che quelli di prima fila stanno in Qatar, in Siria e in altri paesi che li ospitano e da cui danno gli ordini. Quindi la domanda è: c'è un piano? C'è una strategia o c'è soltanto tattica, cieca vendetta? Perché se c'è un piano e c'è una strategia, speriamo prima o poi di capirlo, e magari quel piano servirà a ridurre la potenza militare di Hamas. Se invece non c'è un piano ma c'è uno sparare all'impazzata, noi abbiamo già la certezza che la potenza di Hamas si moltiplicherà, e si moltiplicheranno allora magari anche le sigle simili a quelle di Hamas. Il calcolo dei morti bambini è di 1000 in 9 giorni, 100 al giorno, ma è un calcolo destinato ad aumentare, perché è proprio la morfologia della striscia di Gaza e la natura di questi attacchi che porta inevitabilmente a queste conseguenze, di cui non si capisce l'utilità pratica. Tu la capisci, Anna Momigliano, siamo di fronte a quale tipo di strategia, fermo restando che non sappiamo ancora esattamente che cosa sia successo. Ho visto adesso il sito del giornale per il quale lavori, Haaretz, che è un giornale quotidiano israeliano molto critico peraltro con Netanyahu e il suo governo, e voi continuate a dire che ci sono almeno 200 morti in quello che sembra essere un raid israeliano sull'ospedale di Gaza. Diciamo anche che dopo l'Egitto pure la Giordania ha avuto parole adesso di condanna contro Israele. Come leggi questa situazione? Allora, posto che nel caso specifico... Ecco, leggiamo niente perché il tuo allora, collegamento... Aspetta, che, aspetta Anna. Nel caso specifico è presto per dire... Allora, verifichiamo un attimo il collegamento con Anna Momigliano e torniamo a Lucio Caracciolo. Allora, tu prima stavi dicendo che questa notizia fresca di stasera, e non sappiamo... razzo fallito di Hamas, bombardamento di Israele sull'ospedale di Gaza che avrebbe fatto centinaia di vittime, impatterà anche sulla operazione di terra, sull'invasione di terra di Israele, perché sì. in che termini? Beh, intanto gli stessi israeliani hanno fatto sapere che stanno studiando delle alternative alla grande operazione di guerra da terra. E perché? Beh, forse perché si sono resi conto che effettivamente i danni sarebbero superiori ai vantaggi per Israele, danni non solamente d'immagine ma danni proprio anche militari. E soprattutto perché l'America innanzitutto, ma direi un po' tutti i paesi, sia quelli più amici sia quelli meno amici nella regione, hanno spiegato agli israeliani che questa cosa non sa da fare, altrimenti esplode la regione. Non solo la regione medio orientale. Appunto, no? Gli americani hanno detto Israele può star sicuro che noi la difenderemo nel caso in cui fosse attaccata. Punto. Non fate follie, non fate invasioni di terra, non pensate di andarvi a riprendere la striscia di Gaza, perché questo va contro i vostri interessi, ma soprattutto contro i nostri. Cioè, l'America non è pronta a fare una guerra mondiale per Gaza, ammesso che qualcun altro sia pronto a farla. Israele deve stabilire innanzitutto quello che vuole, e da quello che dice Israele, cioè dobbiamo far fuori Hamas, si capisce che non ha le idee chiare, perché una cosa è molto evidente: Hamas non lo fai fuori con un'operazione del genere, prima di tutto perché semmai moltiplichi i suoi sostenitori e in secondo luogo perché Hamas è diramata un po' in tutto il Medio Oriente. E quindi che cosa dirà domani il presidente americano Biden
al premier israeliano Netanyahu, perché anche per lui la sua missione diventa impossibile o diventa più facile? Cosa dirà? Dirà che bisogna trovare un modo per uscire da questo tunnel in cui siamo tutti, a cominciare ovviamente dagli palestinesi e dagli israeliani compresi, e questo deve portare a un cessate il fuoco che comporti innanzitutto la liberazione degli ostaggi, o almeno di una parte importante di questi ostaggi, e qualcosa di altro, di tangibile, che non possiamo sapere e che probabilmente non lo potremo mai sapere, perché queste cose sono segrete. Ma questa è l'alternativa. Altrimenti rischiare un'operazione come è stata più volte annunciata, come quella che si può immaginare, invasione su tutti i fronti, è impossibile. Si può immaginare come operazioni militari, tra virgolette, alternative, operazioni cyber, operazioni dallo spazio, si parla di satelliti di Elon Musk che devono collaborare, un po' come hanno fatto in una prima fase in Ucraina, ma è chiaro che se tu vuoi andare a Gaza ci devi entrare in qualche modo e non puoi farlo con qualche comando. Anna Momigliano, che notizie, tu lavori per Haaretz, che notizie arrivano da Israele? Perché il sito del tuo giornale sembra accreditare più la tesi del bombardamento israeliano. Prego. Allora, è molto presto per dire in questo caso specifico chi è stato. Non concordo con chi dice che non lo sapremo mai. Con tutte le criticità del caso, Israele è un paese con una stampa indipendente forte. C'è stato per esempio il caso della giornalista palestinese Shirin Ebadi, che l'esercito israeliano negava, e sono stati proprio i media israeliani a dimostrare che invece erano stati gli israeliani. In questo caso, commento, perché ancora non lo sappiamo, serviranno indagini approfondite, però il dato è che comunque Israele, agli occhi del mondo islamico e anche di una parte del mondo occidentale, è colpevole, che comunque anche al netto in particolare si sta restringendo la finestra in cui Israele aveva una parte del mondo, persino una piccola parte del mondo islamico dalla sua parte, no? Noi siamo partiti con 1300 morti israeliani in un giorno e zero palestinesi, e una parte del mondo anche arabo che era scioccata dalla vita. Più passa il tempo, più è Israele ad essere visto come il colpevole, anche perché stanno oggettivamente morendo tanti palestinesi. E si sta riducendo la finestra di opportunità. Venendo agli obiettivi di Israele, io penso che all'inizio Netanyahu si fosse illuso di avere quasi una carta bianca. Lui sperava di poter entrare e liberarsi di Hamas, come gli americani e la coalizione internazionale ha fatto con l'ISIS a Mosul nel 2016-2017, che è stato un bagno di sangue. Entriamo, rompiamo tutti, ci liberiamo del controllo di un'organizzazione terroristica sul territorio, no? Voleva fare come Mosul. Col tempo, come Mosul, gli americani insieme agli iracheni contro l'ISIS, che però è tutta un'altra storia. Prego. Sì, però loro speravano di fare quella cosa lì. Al di là del contesto geopolitico, che è diverso, è stata anche un'operazione massiccia con centinaia di migliaia di morti, durata 6 mesi. Israele si rende conto che non può fare questo, perché gli americani li stanno tenendo un po' buonini, hanno obbligato Israele a smettere a riaprire l'acqua ai palestinesi che stavano togliendo. La simpatia internazionale sta diminuendo, c'è il rischio che il conflitto sconfini, già sta un po' sconfinando con il Libano, ma se esplode la Cisgiordania, come potrebbe esplodere sia a partire da episodi come quello di oggi, ma anche provocazioni da parte dei coloni, che non sono state poche. L'esercito israeliano si trova a combattere una guerra su tanti fronti. Tre fronti. Allora, non ha le forze per farlo. Scusa Anna Momigliano, siccome è arrivata la notizia che Abu Mazen, il capo dell'autorità palestinese, ha cancellato l'incontro con il presidente americano Biden previsto per domani. Marco Travaglio, la situazione si è già infiammata ovunque con questa notizia, che in molti danno per scontato essere
un'esplosione all'ospedale di Gaza City dovuta a un bombardamento degli israeliani. Beh, peggiore accoglienza Biden in Israele non poteva avere, perché che cosa viene a dire? Allora Marco, scusami, ti interrompo solo un secondo. Marco Travaglio, siccome Hamas dice adesso che se Israele ferma i raid, ferma i bombardamenti, gli ostaggi civili saranno subito liberi. Prego. Sì, mi pare che l'avessero detto ieri sia loro sia gli iraniani che hanno messo il cappello su Hamas, pur nelle differenze che conosciamo. Hamas è un'organizzazione sunnita, mentre l'Iran è la centrale sciita più importante. E vedremo, certamente la visita di Biden arriva nel momento peggiore e non si capisce bene che cosa dovrebbe venire a dire, perché è chiaro che verrà interrogato sulle responsabilità e se sono israeliane non le potrà dire, forse non le potrà dire nemmeno se sono di Hamas, perché se il suo tentativo è quello di frenare l'ulteriore mattanza, ogni sua frase potrebbe incendiare ulteriormente la situazione. Se non incontra nemmeno il leader, peraltro screditato, dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, veramente sarà un viaggio a camminare sulle uova, probabilmente non vedrà l'ora di ripartire. Questo fa pensare che se è stata Israele è stato o una provocazione clamorosa o un tragico errore, perché accogliere il presidente degli Stati Uniti in questo clima, non credo sia mai capitato prima. Errore o provocazione, Lucio Caracciolo? E Biden domani non vedrà l'ora di ripartire, perché è un viaggio delicatissimo. E Hamas, cioè, è questa la risposta di Hamas a un eventuale raid sull'ospedale di Gaza, di dire: se la smettete di bombardare, noi vi liberiamo subito tutti gli ostaggi, che ricordiamo sono 199 da quello che sappiamo. Beh sì, questo fa parte della fase precedente probabilmente, cioè il fatto che Hamas aveva concordato con tutti, a cominciare dagli americani e dall'Iran, perché in questo momento si stanno parlando tutti con tutti attraverso canali riservati, che per stemperare la crisi si doveva passare per una liberazione degli ostaggi, e questo sarebbe innanzitutto servito a quei 200 poveracci che sono in mano a Hamas a salvarsi, a Israele di dire che abbiamo riportato a casa un sacco di gente nostra in mano ai terroristi, e al resto del mondo di tirare un sospiro di sollievo, almeno provvisoriamente. Il punto vero, come mi pare dicesse anche Anna, è che se anche noi sapremo effettivamente quello che è successo, importa poco, perché ormai la reazione che si è già creata intorno a Israele, voglio vedere anche quella dentro Israele, è determinata dal fatto che questo è passato già ora come un attacco israeliano contro un ospedale che ha fatto un sacco di morti innocenti. E la reazione di Abu Mazen, ma anche quella di Al-Sisi e del re di Giordania, cioè dei due paesi che sono formalmente in pace con Israele, sono rivolte alle proprie opinioni pubbliche. Cioè, prendiamo le distanze, modo di dire, condanniamo, e perché sennò qua ci si rivolta un po' dentro un sacco di roba contro di noi. Anna Momigliano, a questo punto, come dice Caracciolo, importa poco la verità, in senso, diciamo, per paradosso, e l'opinione pubblica israeliana come reagirà a questi eventi? Allora, adesso sta iniziando una guerra psicologica tra Hamas, l'opinione pubblica israeliana e il governo Netanyahu. In questo momento Israele è un paese molto molto diviso. Questi attacchi, cioè, erano già 40 settimane che c'erano delle manifestazioni oceaniche contro il governo per questioni politiche che non stiamo a ricordare qui. Ci sono stati questi attentati terroristici, queste stragi, questi rapimenti, e pare che gli ostaggi, almeno all'inizio, non fossero proprio la priorità
di Netanyahu. Il pubblico israeliano è molto, molto arrabbiato per questa cosa. È come se ci si fosse rotto un patto sociale per cui lo Stato ebraico non protegge più i suoi cittadini, sia dall'attacco sia con la promessa di liberarli. L'esercito israeliano, che sta già compiendo raid via terra, ha anche diffuso delle notizie di aver trovato non degli ostaggi ma dei cadaveri di ostaggi, che è stato io l'ho letto un po' come un messaggio del governo che dice attenzione che guardate che molti sono già morti. Il fatto che sia stato rilasciato il video di un ostaggio di questa ragazza di 21enne di origine francese di cui abbiamo visto il video oggi, e che adesso sia innegabile che ci sono degli ostaggi vivi, poveretti, come diceva Caracciolo, in mano ad Hamas, Netanyahu si trova sotto una pressione enorme dall'opinione pubblica israeliana. Giravano cartelli a Tel Aviv come caro Hamas, restituiscici gli ostaggi e noi ti diamo in cambio Netanyahu, per far capire della tensione profondissima su questa cosa. Sulla notizia di Hamas che sarebbe pronta a liberare i civili, io sarei molto cauta proprio per questa parola civili. Tutti gli ostaggi, tutti, sono stati rapiti in qualità di civili. Noi sappiamo, e lo quotidiano arabo, Al-Akhbar, che sta in Libano, che nei giorni scorsi Hamas ha chiesto la lista degli ostaggi che hanno fatto il servizio militare. Siccome fanno quasi tutti il servizio militare in Israele, anche quella nonnina di 87 anni che è stata rapita probabilmente 60 anni fa o 70 anni fa ha fatto il servizio militare. Io non vorrei che in realtà Hamas qualcosa come separare chi ha fatto il servizio militare, cioè prevalentemente gli stranieri e i minorenni, da tutti gli altri, e dire gli altri per noi sono nemici, sono enemy combatted, e magari li giustiziamo anche. Anna Momigliano Lafonte è la rete televisiva americana NBC che ha intervistato questo dirigente di Hamas e che naturalmente ha detto libereremo tutti gli ostaggi e in cambio Israele deve liberare tutti i prigionieri palestinesi oggi in Israele. Hanno detto liberiamo tutti gli ostaggi civili. E per i militari serve lo scambio di prigionieri, ci vuole comunque. E questo Hamas considera come parare lì. C'è il rischio che Hamas consideri come prigionieri militari dei perfetti civili che però hanno fatto il servizio militare magari 50 anni fa. Allora c'è questo rischio. Lo sappiamo perché Hamas ha già chiesto la lista di chi ha fatto il servizio militare attraverso il giornale arabo Al-Akhbar. Israele ovviamente si è rifiutato di dare questa lista, però per capire di cosa stiamo parlando. Certo. Hamas non considera civili quelle che tu o io normalmente parlando diremmo civili. Lucio Caracciolo? È evidente che Hamas stabilirà chi è civile e chi è militare e magari userà i militari o presunti tali per degli scambi di prigionieri, magari in un rapporto un po' differente da quello che usò con il soldato franco-israeliano Shalit, cioè di 1 a 1059 o quanti erano, perché altrimenti non ci sarebbero abbastanza prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane. Però il punto strategico è che Israele è entrato nella guerra che non può vincere. Perché? Perché sta entrando nella classica cosiddetta guerra al terrorismo. A parte che è un termine che non porta fortuna, prima si parlava di Mosul, dello Stato Islamico, ma è talmente evidente che la guerra al terrorismo non significa assolutamente nulla se non stragi, che tutte le organizzazioni terroristiche che si pensava di avere liquidato poi improvvisamente ricompaiono altrove, compreso lo Stato Islamico, che va anche precisato, è tutt'altra cosa rispetto a Hamas sotto mille profili. Ecco, ci spieghi il profilo più importante? Beh, il profilo più importante innanzitutto è ISIS e Hamas si ammazzano. Lo sai perché te lo chiedo, Lucio? Prego. Caracciolo? Perché da Netanyahu a molti altri leader anche occidentali hanno detto Hamas è come l'ISIS, l'ISIS è come Hamas. Ma, voglio dire, siamo abbastanza adulti dal capire che tutte le parti in causa fanno un po' di propaganda e quindi usano degli slogan, ma sappiamo bene prima di tutto innanzitutto che ISIS e Hamas si sono ammazzati, ci sono stati attentati dell'ISIS a Gaza contro Hamas, ci sono stati dei prigionieri fatti fuori, insomma
dal punto di vista ideologico l'ISIS è salafismo ultra radicale, vogliono una rivoluzione mondiale per creare il califfato, mentre questi apostati dal punto di vista dell'ISIS, di Hamas, sono dei nazionalisti palestinesi che si travestono da islamisti. Poi Hamas ha una lunga storia, ha una storia politica, ha vinto le elezioni nel 2006 con il 44% in Palestina, costringendo Abu Mazen a non indire più elezioni, quindi ha voglia a distruggere Hamas. E poi c'è una legge stabilita da un ufficiale della NATO in Afghanistan: nella guerra al terrorismo ogni terrorista ucciso ne produce 20. Marco Travaglio, questa strage, questo massacro di stasera, come impatterà sull'opinione pubblica italiana e sul dibattito italiano? Ma credo che peggiorarlo sia difficile, perché peggio di così non resta che scavare, perché il fondo l'abbiamo già toccato ampiamente. È un fenomeno tutto italiano che si ripete paro paro dai tempi degli obblighi vaccinali. Io avevo tre dosi di vaccino più l'antinfluenzale, passavo per Novax perché ero contro l'obbligo. Poi l'abbiamo ritrovato lo stesso fanatismo sulla guerra in Ucraina. Chiunque spiegasse che non era cominciata nel 22 ma che c'erano stati 8 anni di guerra civile era un putiniano. Adesso c'è una caccia spasmodica a trovare qualche fan o qualche quinta colonna di Hamas in Italia. È un paese pacifico dove non c'è nessuno che spasima per Hamas o che tifa per Hamas o che giustifica Hamas o che vuole distruggere Israele. È un dibattito completamente falsato, anche perché si pretende, ma non soltanto da qualche svalvolato, ma anche da insigni intellettuali e firme di grandi giornali, un intruppamento in una delle due curve ultra, come se 100 anni di storia intricatissima, io sto scrivendo più che una storia, non sono uno storico, una cronaca a puntate del conflitto palestinese-israeliano, domani uscirà la quarta puntata, e uno mentre la studia e la riepiloga si rende conto di che razza di intrigo, di ragioni e di torti, o meglio due ragioni contemporanee che a furia di calpestarsi diventano due torti. L'idea che si possano schiacciare e imprigionare questi temi in un derby Milan-Inter, Juve-Toro, Roma-Lazio, stai con Hamas o stai con Israele, senza se e senza ma, sono delle cose assurde, e a questo purtroppo si è ridotto il nostro dibattito cavernicolo, con le liste di proscrizione che prima erano dei putiniani, lo dico perché nei putiniani c'era anche Lucio, oltre al sottoscritto, all'intero mio giornale, adesso c'è la lista dei tifosi di Hamas con l'ambasciatrice Basile Orsini che si porta su tutto. È sempre la stessa storia, ma è una caricatura. Il nostro lavoro è quello di approfondire, analizzare, distinguere, allora, e soprattutto evitare il moralismo, perché non c'è nessuno che può fare la morale a nessuno. Ecco, intanto vi devo dire che a Ramalla le manifestazioni sono sfociate in scontri. Ecco, state guardando le immagini che arrivano in diretta della Associated Press TV. E questi sono scontri, sono palestinesi che protestano e reagiscono a quello che è accaduto a Gaza. E quindi, diciamo, la situazione diventa sempre più preoccupante. Io vi faccio vedere la guerra al terrorismo. Ecco. È la famosa guerra al terrorismo. Allora, la guerra in ogni caso ha sempre anche delle conseguenze economiche, ce l'avrà anche questa e ce l'avrà anche sul nostro paese. Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Su quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato.
disobbedisco al sistema. Io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema. A questa messa in scena, cosa sono, dove sono, quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando, per chi stiamo vivendo, chi ci sta bombardando? Cosa sono, dove sono, qui si sta surriscaldando. Bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Non ho mai capito perché tanto dolore, questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta. Qua è tutto marcio, dalla testa ai piedi, solo se non vuoi vederlo non lo vedi. Quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, questa messa in scena. Thank you.
sanno ben dove posso trovarla, come posso io risolvere la confusione, come posso domarla. Paura di essere diverso dalla massa, faccio il boy almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti, vedo a scatti. Forse perché siamo fatti che si succedono, lo sai, lo sai. Che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è fatto come te. Siamo passi sopra terreni arsi di senso, siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, che ci possa separare. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è.
posto più bello di te. Dove viaggiare, il fatto è che non c'è posto più bello di te. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te. Dove abitare, il fatto è che non c'è posto più bello di te. E ridere a crepapelle sotto le stelle, a contatto con la nostra pelle. Il fatto è che non c'è niente più bello di te. Un fatto come te. Il fatto è che non c'è. Il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è, ho fatto come te. Lo sai, che non moriremo mai. Lo sai lo sai, lo sai, che non moriremo mai. Lo sai, lo sai. La sabbia era ritma casic, o rutufli era ritma casic, a mai fos, a mai fos. La ruta nalera prestasi, a ruapas nesere vivas. Amai colus, amai colus. E cula leva non aveva i, e corca luce di Roma ori. Lo poplet ene plia fi, o tu ia nuena plia di, amai folos, amai folos. Ecco valeva nuaveva i, e capidolos avalra per. E Roma era su nevasi, e mi si leve socolo vede. A ruta nalve, e noi sommelle, e traucalve, e noz nache. Cresi legna, amai legna, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo. Amai colos, amai colos.
dettaglie che riaumentano i consumi delle caldaie. E taglie che ritorneranno ancora i bonus vacanze. E taglie sono promesse latitanze a chi sceglie di stare dentro le proprie celle. Sono permesse le carezze, ma dipende dalle circostanze. Dipende, forse dipende, da chi decide, chi sceglie. Dipende, forse dipende, da quanto costa, quanto si spende. Dipende dalla curva se scende e da quanto si vende. Dipende, dipende, dipende se nessuno si offende. C'è anche il numero verde. E dai Italia, e dai gente. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E taglie, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E taglie, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E dai, e pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E dai, e torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dai, Italia coi suoi mostri. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E dagli Italia, dagli gente. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, e dagli Italia, dagli gente, dagli Italia, dagli gente. Mentre una coppia si bacia ballando dietro di noi, mi guardi, sorridi, fai ciò che vuoi e sai esattamente cosa vorrei. Una vodka lemon con tanta vodka, un abbraccio profondo e tutto il rumore intorno a noi. Ma stringimi la mano anche senza un motivo, anche senza capire che insieme noi due siamo supereroi. Mi porti via lontano, senza un punto d'arrivo, senza sapere che da sempre insieme noi due siamo supereroi. Ho bisogno di andare, non ti riesco a decifrare, sussurri all'orecchio, troppe parole. Ho il tormento dentro ogni spiegazione. Il buio rapisce, il colore sparisce. Ma cosa ti aspetti se tutto finisce? Tra le mani fredde, il casino di sempre. Un passo all'indietro e non sento più niente.
gran girare al contrario, non si distingue più cos'è superfluo o necessario. Non darmi tempo se non ne hai, mi basta. Servirà un vaccino per la rabbia. C'è chi
chi sta a casa e già si sente in gabbia, e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero, ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato, perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò, questo non è un film, e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, perché non vivo per un like, non uso i bot. Odio l'arresto, ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Vivo col terrore nella tasca, odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo, e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò, questo non è un film, e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download. Sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un gran canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani. Non ricordo dove sia, casa mia, la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto
tutto sembra intatto, senza un difetto. Sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene. Silenzio una chimera, liscia come cera. Infiammo una preghiera. Ma se tutto fosse vero, non sarebbe tutto nero. Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere, in condizioni estreme, siamo vivi e morti insieme. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio e mi sento morire se non facciamo più a volte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare. Le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme. Sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, che mi fanno bene. Quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, poi tornare a piangere. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la
vita di Marco. Traffico e la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. L'estate ti sorriderà, vivrà. L'amore è un'orma sulla sabbia che tu vorresti ritrovare. L'amore è il tempo che ti cambia, è il sole che ti fa sudare. Manca un poco
sogni tuoi. Distanza che porta da lei, lì nella sua stanza, ricordi ne hai. Quando lo incontri tra la gente, lo riconosci dai suoi occhi, l'amore è l'onda che tu tocchi, è il sale che si sente in fondo al blu di questo enorme mare, ci sei anche tu, l'unica che so amare, forse laggiù, in questa lunga spiaggia ci sei anche tu, e scende un po' di pioggia e senti che ti manca, dolce com'era la luna che imbianca le onde della sera, ti manca. La gente che canta su questa scogliera, in fondo al blu di questo enorme mare, ci sei anche tu, l'unica che so amare. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà, vivila, l'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà. Non vorrei neanche stare qua. Le tue parole adesso non mi sfiorano più, e fidati di me, va a dar lezione a quel che rimane dentro di te. Ho fatto errori e ne continuo a fare, cerco di buttarmi giù, ma questo quinto piano mi impedisce di volare giù. Riesco a sopportare le giustificazioni, le mie ricerche d'attenzione. Voglio farmi odiare perché a volte ciò che di buono rimane scompare da questa mia mente surreale, da questo istinto primordiale che non mi lascia in pace. Preferirei uccidermi per dimenticare questa ossessione maniacale che mi amplifica tutto il male. Manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace di farla finita adesso. Odio la compagnia, ma continuo a cercarla in ogni persona. Non so cosa sia, ma non riesco a trovarla, una fantasia. Sta pace interiore è una frenesia, un'invenzione che mi fa impazzire e che mi sono legata, e queste catene mi stringono gli organi alle pareti, alle pareti. E tutto quello che ho da dire è che non vorrei aver nulla da dire, in fondo non vorrei neanche stare qua. Chissà se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Chissà se
se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace.